Partiamo dall'Abruzzo, dove Marco Marsilio merita di essere confermato perché ha fatto un lavoro straordinario molto difficile. E guardate, non è un caso. Gli dicono oggi la stessa cosa che gli dicevano 5 anni fa. Catapultato da Roma, amico della Meloni. Vuol dire che non hanno niente da dire dopo 5 anni. No, perché dopo 5 anni di governo una cosa su come ha governato forse dovresti essere in grado di dirla. Invece se ti ripresenti con gli stessi slogan di 5 anni prima, mi sa che non hai molto da dire. E io ne so qualcosa perché con me... Ecco qua! E io ne so qualcosa perché con me fanno lo stesso. Dapprima a Teramo, poi a Pescara per la chiusura della campagna elettorale di Marco Marsilio. La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in Abruzzo a sostegno del presidente uscente, ricandidato per il bis a capo della coalizione di centrodestra. Siamo ottimisti, ha detto Giorgia Meloni incontrando i cronisti e sottolineando di non temere l'onda della remontata dalla Sardegna. Noi ci mettiamo la faccia in campagna elettorale, dice la Meloni davanti a centinaia di persone accorse a Pescara, esprimendo più di una critica sulle alleanze tra Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle, Carlo Calenda di Azione e Matteo Renzi di Italia Viva. Nel suo intervento al comizio elettorale, la Presidente del Consiglio dei Ministri ha spaziato tra la politica nazionale e internazionale su temi di economia e lavoro, esaltando i dati del PIL e annunciando come priorità il rinnovo del contratto delle forze dell'ordine. Non è mancato poi il riferimento all'inchiesta della Procura di Perugia sui presunti dossieraggi ad personam per passare le notizie ai giornali di De Benedetti, ha detto, sono metodi da regime. La pioggia incessante ha accelerato la chiusura del comizio. Stasera sono arrivata qui e mi hanno detto che mi hanno regalato un trattore, lo metto volentieri nel cortile di Palazzo Chigi, dice agli agricoltori che protestano da settimane. Avete trovato un presidente che è alla vostra altezza in tutti i sensi e spero che lo vorrete riconfermare. E spero che nel riconfermare Marco Marsilio ci darete ancora una volta la testimonianza del vostro sostegno. Perché ricordatevi sempre che non c'è niente che ci faccia paura. Fino a quando ci sono gli italiani a sostenerci, possono fare tutto quello che vogliono, ma noi non molleremo mai. Viva l'Abruzzo! Viva Marco Marsilio! Viva il centrodestra! Grazie!